un'ora, non uscivano più le anelle dalle mani. Questa mi sembra davanti. Ma diretta sulla scuola. Siamo anche padroni. No, scusa, non c'è niente. Ci troviamo a Malta l'anno prossimo. Anche tra due giorni. Ma che la cicca non si usa ancora, Tommy. Vai tu a vedere se c'è ancora. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Due raccomandazioni. Non si sente. Scusate, due raccomandazioni. Silenzio! Banali ma necessarie. Noi oggi stiamo facendo un corteo religioso in testimonianza di fede, per cui mi raccomando, lungo il tragitto, non facciamo selfie, se il corteo è in movimento non facciamoci fermare per fotografie, per favore,
evitiamo di salutare eccetera, teniamo un contegno da pellegrinaggio, ok? Questa è una cosa che veramente è un messaggio che diamo all'esterno, la gente deve capire quello che noi stiamo facendo, ok? È banale, però lo ripetiamo tutti gli anni. Va bene, ok? Perfetto. Adesso Natale. Semplicemente più vicino. Un po' più indietro, ci siamo molto indietro. Scusatemi, corretto. Quindi mi raccomando, noi adesso andiamo in Piazza del Duomo, anche lì stiamo compatti, io racconterò brevemente a tutti quelli che ci assistono il perché di questo corteo, perché si fa oggi, ovviamente, perché lo fa la parrocchia di Santo Storgio, ok? E tutto quanto molti di voi sanno già, però lì verremo ribenedetti, anche lì verrà un parroco, va bene? Proprio per dimostrare testimonianza a tutti quelli che ci assistono che il nostro è un corteo religioso. Bene, io volevo dirvi soltanto queste cose necessarie, però importanti, per quello che noi andiamo a condividere. Buon corteo, io vi accompagnerò da Piazza Duomo a qui e poi ci sentiamo, se qualcuno ha qualche problema, fate capo a me. Adesso do Don Pippo. Bravo! Non è tutto vietato in questo corteo, c'è una cosa che è permessa, anzi doverosa, evangelizzare, perché la Chiesa esiste per evangelizzare, l'ha già detto Paolo VI. E che faccio a tenermi qua il microfono? Perché il capo è andato via e lui non si preoccupa di tenermi. Allora, per intercessione dei magi, il Signore vi doni nella vostra vita, non solo oggi, di essere sempre alla ricerca del Signore, che è la salvezza di tutti. E una volta trovato, di essere capaci di conoscerlo sempre di più e di annunciarlo a quelli che non lo conoscono o l'hanno dimenticato. Per questo chiediamo al Signore che benedica questo corteo, benedica la vostra partecipazione, benedica soprattutto la vostra vita di testimonianza. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Un po' più personale. Non è fredda, l'ho fatta fredda. Ma tu che controllare le mie foto? Stai controllando? Ma non è venuto mai a riscrivere. Con questo vabbè, domina. Grande, ciao! Ci credo! È meglio che metto i quanti piani che li mettevo su. Non ci vedo niente senza occhiali. Ciao!
pantaloni. Tira su, tira su. Erode, buon viaggio, Erode! Vai, vai! E non correte! Tutti loro quanti sono? Tutti loro, sono 67. Tutti loro? 67. Va bene. Attenzione chi deve salire, eh? Allora, aspetta che ti curo, guarda che mi stai già facendo un cassettone, sto lavorando, io sono bravo. Tu è giusto che... Da lei, da lei. È un espantale, non fidarsi. Buona processione. Vale quello, vale la sua importanza. Buona processione. Io stavo finendo di comprare.
siete voi, ma chi altro lo facciamo? Certo. Venite, no, noi lo facciamo, poi vi associate, ok? Va bene, anche perché l'anno scorso le galline si sono arrivate e non hanno fatto buono. Sì, quindi, sì, poverine. Thank you.
vedono. Sì, proprio adesso alla parte. Signora, se si mette con braccio un po' più avanti. Attacca con le zampone, dai. Attacca, piano piano. Bravi! Questo è l'incenso. Mirra. È la mirra, non la birra. Ecco, la mirra. Ma che bello. Dove li hanno presi? Applausi.
Beh, se riesco. Sì, talmente tanto. Ecco che tra i semafori e la roba. Thank you.
giovane che non ho schiacciato. Prova. Papà! Facciamo il più silenzio possibile per ascoltare, secondo il Vangelo, l'incontro tra i magi e il re Erode. Scusa, aspetta che butto giù il braccio. Nato il Signore Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco, alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo, che sarà il pastore del mio popolo Israele. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono. L'ultimo maggio. Ma i bambinatori stanno arrivando qui nello spiazzo a fare inversione a U perché si devono girare. Poi dopo riprendono posizione davanti alla banda. Affermativo, confermi? Devono stare davanti alla banda, assolutamente sì. Allora, adesso in alto. Thank you.
autorizzato? Grazie. Noi con le autorità. Guarda come ce ne stiamo bene.
rondita. Aspetta un attimo, non abbiamo finito. Aspettiamo, eh. Che tutti gli anni servono a caratterizzare la nostra manifestazione. Ecco il gruppo di pietra a mostrare. Seguiti appunto dai pastori popolari di Vudo, degli amici di Vudo, che saluto ancora. Quel gruppo dei popolani. Sapete che prima dei magi sono arrivati i pastori e Gesù Cristo si è manifestato agli umili. Ecco, arrivano anche le dame e damigelle. Come potete vedere i vestiti sono molto pregiati. Arrivano i cortigiani, dignitari. E cortigiane ovviamente. Un saluto e un applauso a questi nostri volontari, sosteniamoli, ragazzi. Hanno fatto sì che questo corteo si possa effettuare, quindi hanno bisogno di un incoraggiamento, un saluto. Coraggio, coraggio! Un applauso non fa male! Va bene al cuore! Di chi lo fa, di chi lo riceve! Ha tentato di distorcere una assonanza ai magi, quali sono stati opportunamente addestrati per l'occasione e hanno evitato al ritorno il rincontro con Erode. Ed ecco i nostri magi che fanno ingresso nella piazza. I magi, ricordo a tutti, porteranno i loro doni, oro, incenso e mirra, ricordando il significato di questi doni. L'oro vuole significare la regalità di Gesù bambino.
l'incenso alla sacralità sacerdotale che è in persona, e la mirra che per tradizione era riservata a incensare, diciamo, con i profumi relativi i corpi dei morti, e qui vuole prefigurare quello che sarà il destino del bambino che poi risusciterà. E quindi questi sono i tre doni che i magi porteranno al bambinello. A questo punto intoniamo un canto d'ingresso per i nostri dei magi che fanno il percorso verso la capanna. Vanno, vanno, vanno. Vanno, 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 i tre re magi vanno, vanno, e non si fermeranno finché non troveranno, non troveranno te, bambino re dei re. Giorno e notte i tre cammelli piano piano han camminato, posti brutti e posti belli lentamente han attraversato. Il deserto e la foresta, i paesi in riva al mare, gente triste, gente in festa, li vedevano passare. Tutti insieme! Vanno, 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 i tre re magi vanno, vanno, e non si fermeranno finché non troveranno, non troveranno te, bambino re dei re. Nella notte c'è la stella che sicura li conduce, come dolce e come bella, come chiara la sua luce. Alla fine del cammino troveranno la capanna dove dormi mio bambino tra le braccia della mamma, e non si fermeranno finché non troveranno, non troveranno te, bambino. Grazie a tutti i due per questo canto. Allora, mentre i magi continuano ad adorare il bambinello, adesso sentiamo un canto, una suonata dei nostri amici di Pedra. Scende dalle...
grazie, bravi, bravissimi, il gruppo di Segra, bravissimi. Adesso diamo via ai saluti ufficiali. Porto i saluti del sindaco Sala a tutti voi, alle vostre famiglie e anche a chi non è potuto venire, a chi è ammalato, a chi è a casa, agli anziani, e spero che non ce ne siano da soli di anziani. Ringrazio certamente l'arcivescovo Del Pini, ringrazio Monsignor Descalzi, ringrazio Monsignor Bressane, il parroco, tutti quanti per collaborare con questa grande disponibilità anche con il comune. Oggi è un giorno importante e solenne per Milano, in cui vediamo realisticamente come questi grandi uomini saggi e decorati si inchinano di fronte a un bambino, si inchinano di fronte alla debolezza. Pensate che cosa incredibile e che cosa ci deve insegnare anche oggi. È importante perché è una tradizione che nasce nel 1300 e che si ripete tutti gli anni, parla ancora a noi oggi e ci dà delle indicazioni forse anche per il futuro. Non voglio tediarvi, immagino che tutti vogliate andare a pranzo con le vostre famiglie, ma credo che ci siano tre parole da sottolineare di quelle che anche bene ci ha ricordato Monsignor Descalzi nell'omelia. Tre parole vi voglio dire. Una è ricordare questo viaggio verso la verità, il viaggio verso la verità che è anche ricordato nell'arca di marmo dei magi. È molto importante oggi, sappiamo quanto il viaggio richieda fatica, dedizione, impegno, e forse il viaggio verso la verità è il viaggio che tutti compiamo nel nostro cuore e anche oggi deve essere fermamente perseguito. Io sono l'assessore all'educazione, quindi so quanto costa fatica anche lo studio, l'impegno per cercare quella che invece è la verità. Oggi viviamo in un mondo in cui le fake news spesso prendono sopravvento su questa verità. Sono delle notizie false, sbagliate, che ci distolgono da quello che è il vero. Questo è un messaggio non solo per i cristiani, ma per tutti i cittadini, per noi come cittadini di Milano. È molto importante che queste fake news non diventino parte della nostra vita, che non disgreghino l'unità sociale, che non alimentino il rancore sociale, la divisione. Noi vogliamo invece cercare quello che ci unisce, che è la verità. Come tutto il grande spazio del cyberspazio, che è uno spazio finto, in cui il cyberbullismo, in cui tutte queste forme di sopruso sugli altri prendono spazio, noi invece vogliamo cercare la verità. Quindi questa è la prima parola, il viaggio verso la verità. L'altra parola è la parola Epifania, che oggi già ci è stato ricordato, vuol dire manifestazione. La manifestazione è la comunicazione, quindi la comunicazione oggi non deve essere solo quella, non deve essere solo quella virtuale dei mezzi di comunicazione. Tutti sicuramente, i media hanno delle grosse responsabilità, ma ognuno di noi ha delle grosse responsabilità. La comunicazione siamo noi che siamo insieme oggi, che ci parliamo, che ci confrontiamo, che ci divertiamo insieme, e non è soltanto lo spazio virtuale. E quindi a noi piacerebbe che i cittadini anche diffondessero le buone notizie di questa città. Oggi la buona notizia per tutti noi cristiani e cattolici è questa della nascita di Gesù, che viene diffusa, ma tante buone notizie ci sono nella nostra città. Ricordiamo quei ragazzini che non erano cittadini italiani, che hanno restituito il portafoglio al pensionato. Ricordiamo tanti gesti di cittadini italiani e non italiani che puliscono le strade, che puliscono la darsena, che dedicano il loro tempo ai nonni e ai bambini. Ci sono pieni di gesti di buone notizie nella nostra città e questi si devono diffondere come un virus positivo. Quindi la seconda parola è comunicazione bella, comunicazione positiva. L'ultima parola ovviamente è stella, perché la stella è in cima a questa chiesa, la stella ha guidato i magi e sappiamo che la stella ha a che fare con il desiderio. Desidera, la parola desiderio viene dalle stelle e il desiderio deve animare tutti noi. Credo veramente che come cittadini noi dobbiamo desiderare e lavorare con impegno per una città che sia più bella, più vivibile, più accogliente, migliore, grazie a ognuno di noi, che porterà in dono a questa città
o a Vincenzo Mirra forse, ma la propria buona volontà e il proprio impegno. Grazie a tutti e buona festa dell'Epifania. Grazie all'assessore Laura Galimberti. Adesso do la parola a Don Giorgio Riva, parroco di Santo Stolzo. Grazie a tutti, grazie a quanto abbiamo appena ascoltato dall'assessore. Ci fa molto piacere che ci sia questa consonanza. Dico grazie a tutte le autorità per il patrocinio dato a questa manifestazione che è nel cuore di tutti i milanesi. Il corteo dei Magi ci ricorda che quello dei Magi fu un cammino e che tale cammino fu guidato da una stella. Dice il profeta: verranno molti popoli e cammineranno le genti alla tua luce. Per questo il nostro campanile, il più alto della città dopo il Duomo, porta alla sua cima una stella per ricordare che anche noi, come i Magi, siamo chiamati a guardare in alto, a Dio, al Dio di tutti i popoli che tutti ama e tutti attende. Guardare in alto verso la stella, verso Dio, significa cambiare prospettiva, ritrovarci dentro una realtà più grande, in una responsabilità reciproca e in una interdipendenza che è insieme un dono e una sfida, come diceva il Papa nel messaggio per la pace del 1 gennaio, una sfida che chiede di operare pace con se stessi, con l'altro, con il creato. Diceva il Papa: la pace con se stessi, rifiutando l'intransigenza, la collera e l'impazienza, e come consigliava San Francesco di Sales, esercitando un po' di dolcezza verso se stessi per offrire un po' di dolcezza agli altri. La pace con l'altro, il familiare, l'amico, lo straniero, il povero, il sofferente, osando l'incontro e ascoltando il messaggio che l'altro porta con sé. La pace con il creato, riscoprendo la grandezza del dono di Dio e la parte di responsabilità che spetta a ciascuno di noi come abitante del mondo, cittadino e attore dell'avvenire. Il nostro campanile veglia in qualche modo sulla città, in particolare sulla Darsena, che è diventata un bel luogo di incontro di giovani, di famiglie, di anziani, ma che occorre custodire. Apprezziamo l'ampia presenza di forze dell'ordine che per tutta la giornata e anche per una buona parte della notte custodiscono la Darsena. Ma credo sia un luogo che va custodito da tutti e da ciascuno. A tal fine mi pare occorra guardare in alto e ritrovare le ragioni più grandi e più vere della nostra convivenza. Decidere, come i Magi, di ripartire per nuove strade. Dice il viaggio dei tre re di un autore del 300, che i Magi arrivarono a Gerusalemme in 12 giorni, ma impiegarono per tornare alle loro terre 2 anni. E questo perché nel venire erano guidati dalla stella, mentre nel ritorno dovettero fare affidamento solo sulle loro forze. Anche nel ritorno, però, non mancò mai loro il cibo né il foraggio per i cammelli e le altre bestie della carovana. Sono le sfide della complessità di una convivenza che con l'aiuto e la responsabilità di tutti può produrre frutti di incontro, di pace, di costruzione del bene comune. Tra queste sfide mi permetto di citare il bisogno urgente di restauro del nostro campanile,
senza del quale mancherebbe qualcosa di importante alla nostra città. Abbiamo già ottenuto dal Comune la disponibilità a un contributo significativo, ma ci manca ancora molto. Chiedo che il coinvolgimento di molti, con l'apporto non solo di fondi, ma di idee e di collaborazione, ci consenta di realizzare quest'opera significativa per molti. Auguro a tutti che la vita di ciascuno diventi un pellegrinaggio verso la pienezza della vita e che possiamo aiutarci insieme a rendere questo cammino più giusto, più bello, più umano. Auguri. Grazie Don Giorgio per il tuo bellissimo discorso. Adesso do la parola al suo ministro, Monsignor Erminio Descalzi, vicario episcopale per gli eventi speciali. Prego, Don Erminio. Io ho già fatto un lungo discorso in chiesa e adesso voglio solo augurarvi buon pranzo, di tornare a casa contenti di aver riscoperto questa tradizione. Direi Milano riscopri queste tradizioni ma rivivile, e poi ama la famiglia, guardiamo che bella famiglia, ringraziamo questa sacra famiglia, e poi un pensiero ai giovani, perché questo nuovo anno porti tanto lavoro per i giovani e per chi ha perso il lavoro. Buona Epifania a tutti. Grazie Don Erminio, le rubo ancora un momento per una benedizione a tutti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Grazie Don Erminio. E io vi invito fin da adesso a vederci il prossimo anno. Grazie a tutti. Concludiamo con un canto, Tu scendi dalle stelle. Auguri, buona Epifania a tutti. Lo cantiamo insieme. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una grotta fredda al gelo, e vieni in una grotta fredda al gelo, o bambino mio divino, io ti vedo qui a Creatore. A te che sei del mondo, io.